Buongiorno e benvenuti nel canale Naturi si mangia. Oggi, seconda tappa in Emilia Romagna, andremo a cucinare la parmigiana di melanzane. E la parmigiana dell'Emilia Romagna si differenzia dalle altre parmigiane perché è inclusa nella mortadella Bologna. Se volete il procedimento, volete vedere come si fa, vi aspettiamo dopo la sigla. Sigla! Gli ingredienti per la parmigiana sono delle melanzane in precedenza affettate e messe sotto sale a spurgare, dell'olio evo, passata di pomodoro, una cipolla tritata, del parmigiano, due spicchi d'aglio, la mozzarella che abbiamo affettato un po' di ore prima e messa ad asciugare, la bologna, sale e pepe e del basilico che andremo a mettere nella passata di pomodoro mentre si cucina. Seguitemi, andiamo sui fornelli. Per la cottura delle melanzane ci sono diverse modalità per cucinarle. Noi abbiamo utilizzato quelle della griglia per essere un pochettino più leggeri. Ora si deve fare la prova costume, quindi è bene che li facciamo grigliate. Si possono fare altrimenti pure fritte oppure impanate con l'uovo e poi passate in farina e fritte di nuovo, quindi tre tipi di cottura. Andiamo a grigliare sulla piastra le melanzane. In una casseruola andiamo a soffriggere della cipolla, e dell'aglio, la cipolla si è appassita, quindi andiamo a inserire la passata di pomodoro. Mettiamo all'interno dei campi di basilico e le foglie. E ultimiamo la cottura per 20 minuti circa a fuoco moderato. La passata di pomodoro è cotta. Togliamo il basilico. Andiamo ad aggiustare di sale, e un po' di pepe, altri 2 minuti ed è pronto, possiamo spegnere il fuoco. La passata è pronta. Spegniamo il fuoco e facciamo intiepidire, pronti per comporre il piatto. Innanzitutto, per primo, una melanzana.
Il piatto è fatto, andiamo a cuocerlo in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti. La parmigiana di melanzane è fatta, andiamo all'impiattamento. Nel fondo del piatto abbiamo inserito in modo casuale dell'olio aromatizzato a basilico. Ora procediamo. Mettiamo sopra dei pomodori confit. Una fogliolina di basilico. Ed infine, tocco di duri, una chips di melanzana. Il piatto è pronto, signori. Che profumino, che odore, quasi quasi vado a mangiare subito, ma prima ci salutiamo. E se il piatto vi è piaciuto, mettete un like, cliccate sulla campanella per iscrivervi al nostro canale e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!